cómo cobrarle a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, ¿cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Non volete mangiare niente? No. Angelica dov'è? È andata a dormire. Non vi va nemmeno una tazza di caffè? Ma se importa. Lascia, vado io. Indovina che cosa ho appena saputo. Che cosa? Esiste una lettera, Juan. Una lettera scritta da tuo padre e diretta a me, nella quale manifesta il desiderio di riconoscerti come suo figlio. Questo vuol dire che erediti una parte di Campo Real. Dov'è questa lettera? Ce l'ha Castaldo, non so come se la sia procurata. L'ho avuta fra le mani, Juan. Allora, Beatrice continuerà ad essere mia moglie. Che vuole Castaldo? Denaro? Quanto? Beh, lui vuole i terreni. Li avrà. Però vuole anche sposarsi con Angelica. E se proprio lei rifiuta, allora chiede di avere almeno il bambino. Solo a queste condizioni è disposta a darci la lettera. Angelica non vuole saperne. E io non posso obbligarla. Buonasera, signor avvocato. Salve, Serafino. Vi andrebbe un caffè? Sì, va bene. Portane un altro, sì, per favore. Perché ce l'ha lui la lettera? Pare che l'abbia rubata a Basilio e siccome ha una gran paura che lui l'uccida, adesso va in giro con 3 guardie dal corpo. E la lettera di cui ti avevo parlato, te ne ricordi, no? Ma certo. La signora Sofia la deve sapere lunga su questa faccenda. Beh, senti, la data corrisponde al giorno in cui tuo padre è morto. L'avranno ucciso. No, no, per favore, non farti venire strane idee adesso, eh? Avvocato, avvocato, dobbiamo impadronircene. Se non sappiamo nemmeno dove la tiene nascosta. Andiamo, credi che Castaldo non avrà preso le sue precauzioni? Ah sì, sono certo di sì. Quella lettera è vitale per me. Sì, certo, certo, questo del lo so. Del nome non me ne importerebbe. Se non fosse che Beatrice resterebbe sposata con me. Io ho bisogno di quella lettera. Andremo a prenderla questa notte stessa. Juan, per favore, ragiona. Ricordati che questo è un momento difficile. Ti conviene rigare dritto. Pensaci bene. Offrigli qualche altra cosa. O perlomeno aspetta il risultato del processo del Guercio. Aspetta che il giudice Serpieri sia partito da San Paolo. No. Voglio andare da Castaldo.
Scusami un attimo. Buonasera. Buonasera. Possiamo parlare? Ma certamente. Accomodatevi. Volete qualcosa da bere? No, grazie. Io no. Nemmeno io. Bene. Immagino che siete qui per la storia della lettera. Infatti è così. È una gran fortuna che adesso sia in mano mia, non è vero? Basilio, com'era riuscito ad averla? Questo non lo so. Penso che l'abbia trafugata alla signora Sofia. E allora, Juan, mi darete la piccola Angelica? No, non posso dartela. Angelica non è un oggetto di mia proprietà. Ma scusate, io volevo dire che se voi glielo ordinate, lei sicuramente vi obbedirà. Io le voglio molto bene, parlo sul serio. Posso farla vivere come una principessa. E poi il bambino è mio, dunque ho dei diritti su di lui. Se Angelica venisse a sapere di essere diventata una merce di scambio, ti odierebbe ancora di più. E poi non è da uomini ottenere una donna con la forza. Beh, io a queste cose non ci bado. Juan è dispostissimo a darvi i terreni che gli ha lasciato suo padre. E anche la casa, quella nella quale vive ora il giudice Romero. I terreni sono buoni e potrei accettarli. La casa no, non mi interessa. E ora che ho capito che Angelica di me non vuole saperne, insisto per il bambino. Ricordate quando ci siamo visti quella volta, quando Angelica era là, a Panciaguaio? Beh, lei disse che non voleva quel bambino. Anzi, disse che voleva darlo via. È una bella posta, perché non ce la giochiamo? I terreni, la casa e Angelica, per la lettera. Ma no, sei matto qua. No, no, grazie, con voi non gioco. Accetta quello che ti sto offrendo. Altrimenti mi prendo la lettera, senza darti niente in cambio. Non sono così ingenuo, signori. Ho preso le mie precauzioni. La lettera adesso non ce l'ho più. L'ho data a una persona con l'incarico di consegnarla subito ai signori Aleardi, nel caso mi succedesse qualcosa. Ha mentito, ne sono sicuro. Può darsi, ma come facciamo a saperlo? Maledetto. E se cerchiamo di comprare il suo uomo, quel Rocco? Ah, sì, può essere un'idea. Ma c'è ancora tempo, Juan. Quella lettera è troppo importante per Castaldo, vedrai che non la distruggerà. Ha capito benissimo che se non avrà né Angelica né il bambino, potrà almeno ottenere le altre cose che gli hai offerto. Ma a me la lettera serve adesso. Se Beatrice chiede l'annullamento del matrimonio religioso, io... Non hai detto tu stesso a Castaldo che non è da veri uomini ottenere una donna con la forza? Se Beatrice dovesse tornare con te, deve farlo perché lo vuole lei, non perché ne è obbligata. Arrivederci, avvocato. A domani. La signora Beatrice non è ancora rincasata? No, signora. Io non riesco a capire perché debba tardare tanto. Oh, per poco non dimenticavo le mie medicine. Signora, vostra madre era molto inquieta. La signora Rosaria non la finiva più di parlare. Oh, Beatrice, finalmente sei tornata. Hai consegnato le chiavi alla signora? Sì, ho pagato l'affitto fino alla fine del mese. Le ho detto che le avremmo fatto sapere in tempo la data in caso volessimo ritornare. Non credo che torneremo più, figlia mia. Sarebbe meglio che dessimo un taglio netto a tutto questo. No, madre, è meglio avere un posto sicuro. Non sappiamo quando avremo una casa definitiva. E poi non vorrei fermarmi molto tempo a San Paolo. Per l'amor di Dio, tesoro. Non siamo neanche partite e già pensi di tornare. Qualcosa da mangiare per il viaggio. Grazie, Mercedes. Perché Dolores tarda tanto? Voglio andare a controllare se abbiamo dimenticato qualcosa. Oh, finalmente, apri. Apri, svelta. Alberto. Come state, signora Caterina? Molto bene, cioè, non molto bene. Sono sicurissimo che l'aria di San Paolo vi farà guarire.
Come state, Beatrice? Bene. Siete pronte? Dolores è qua fuori che ci aspetta. Allora anche voi venite con noi? Esatto. Ho appena mandato un telegramma ad Andrea per comunicargli il nostro arrivo. È permesso? Sì, avanti. Voi siete un prete? Sì, figliolo, sono un sacerdote, non si vede? E i sacerdoti custodiscono i segreti, vero? Perché? Ti vuoi confessare? No. Beh, permettetemi di presentarmi. Mi chiamo Roberto Castaldo e vorrei chiedervi un favore, se potete custodirmi questa lettera. È qualcosa di importante? Per me sì. Si tratta del mio testamento, padre. Bene, ma allora perché non lo consegnate all'avvocato Manera, che è anche notaio, come certo saprete? Vedete, il fatto è... Insomma, preferisco che lo custodiate voi. O vi rifiutate? Questo no, ma francamente non so che cosa... Va bene, vi spiego tutto. Vedete, padre, io ho parecchi nemici che farebbero qualsiasi cosa per impadronirsi delle mie ultime volontà. Sarebbero persino capaci di uccidermi. Per questo chiedo a voi di farmi questo favore. Ecco, questo è il mio testamento. Ma se dovesse succedermi qualcosa di grave, vi prego per piacere di consegnarlo al signor Andrea Aleardi. Perché proprio ad Andrea? Beh, perché lui saprebbe come trovare i miei parenti. C'è un telegramma per il signor Andrea Aleardi. Va bene, grazie. Un telegramma? E di chi è? Beatrice e la zia Caterina arriveranno domani. Andrò a prenderle a Veracruz. Dimmi, Andrea, quanto tempo si fermeranno qui? Ve l'ho già detto, fino a che vorranno. Ah, viene anche una cugina di Beatrice, la figlia di sua zia Amalia. Voi che cosa farete? Per la zia il clima di San Paolo sarà un'ottima cura. Quante attenzioni, Andrea. Se volete restare qui per l'amicizia che vi lega a Maria Grazia, posso spostarmi con loro a Campo Real. Hai pensato a Juan? Sì. E ho intenzione di parlargli presto. Per dirgli cosa? Che Beatrice ora non gli appartiene più e di conseguenza si astenga dal disturbarla. E se lei invece avesse intenzione di tornare a vivere con lui? Ha già firmato la domanda per l'annullamento del matrimonio religioso. C'è Juan? No. Sai quando rientrerà? Non lo so. Sono andato in tribunale perché oggi verrà emessa la sentenza del guercio. Quando torna, digli che io gli devo parlare e che l'aspetto a casa mia. Oh. Però deve essere entro oggi, perché domani non sarò qui. Va bene. Chi era? Il signor Andrea. Voleva parlare con Juan. E di che? Non me l'ha detto. Tu sai qualcosa della lettera? Che lettera? Una lettera che ha Roberto Castaldo. Pare che sia di vitale importanza per lui. No, no, io non so niente. Però tu prima eri amico suo. Non sono mai stato amico di Castaldo. Lo conosco appena. Non dire più una cosa simile. Quanto tempo ci mettono?
L'avvocato starà parlando. Sì, va bene, ma è tutta Ragazzi, la mattina che siamo qui. Ragazzi, se noi siamo tutti così agitati, figuratevi come si sentirà il Guercio. Era fuori di sé, non lo nego, quindi trovandosi in quello stato d'animo, la prima cosa che gli è venuta in mente è stata quella di sparare per difendere la vita di Juan. Juan giaceva a terra con una gravissima ferita allo stomaco. Questo è provato dalle dichiarazioni dei suoi compagni e della donna che l'ha curato. Sì, però l'imputato aveva anche dei motivi personali per uccidere il capitano Leopardi. L'aveva mandato ai lavori forzati nella tenuta del signor Leardi, dico bene? Vero, però se avesse voluto ucciderlo, lo avrebbe fatto prima. Leopardi girava solo, senza scorta. Beh, per l'imputato sarebbe stato facile assassinarlo. Qual è la vostra opinione, giudice Romero? Scusatemi, ma preferisco astenermi. Possiamo dire di conoscere perfettamente che sorta d'uomo fosse il capitano Leopardi. Si trattava di un essere spregevole, crudele, un assassino. Ed era per colpa sua che Juan si trovava in carcere. Però, comunque sia, rappresentava l'autorità. E se ha sparato a quel signore, sì, insomma, a Juan del Diablo, l'avrà fatto sicuramente per impedirne la fuga. Direi innanzitutto che Juan aveva pieno diritto di fuggire perché era innocente. Poi... Scusate, perché non l'ha colpito subito, non appena l'ha scoperto nel corridoio? Sappiamo che l'aveva sotto tiro quando l'ha obbligato a entrare nel suo ufficio. Ascoltate, signor giudice, se voi condannerete quell'imputato, sono certo che ci sarà una rivolta. La gente è già abbastanza scontenta, sarebbe meglio non provocarla di più. Però non posso nemmeno dichiarare quell'uomo innocente. Perché allora non lo condannate al minimo della pena, fissando una cauzione? Hai emesso la sentenza. 4 anni col beneficio della cauzione. Che bello! Vado a dirlo al Guercio. È chiaro, non vi pare? Se la signora Beatrice vuole disfare il matrimonio, lo fa. Annullare, è così che si dice, Carmen. Sì, va bene. Beh, vuol dire che non le importa più di Juan. Ma lui è deciso a riconquistarla. Se la dimenticherà, come si è dimenticato della mia signora. E voi che siete così bella, non farete troppa fatica a conquistarlo. Sì, ma ora sono sicura che soffre. Anche voi state soffrendo. Oh, sì, perché l'amo tanto, Carmen. È stato così sfortunato, poverino. Mi ha detto l'avvocato Manera che lui sapeva di essere figlio di un uomo ricco come Francesco Aleardi. Eppure doveva continuare a vivere in miseria. Posso chiedervi perché date tanto ascolto all'avvocato? Beh, l'ho conosciuto a casa della signora Sofia e mi è sembrato un uomo buono e generoso. Dite sul serio? Sì. E allora quando uscirà? Forse anche domani. Juan pagherà la cauzione subito, vero? Ho sentito che il Guercio è molto contento. E appena sarà fuori dovremo fare una gran festa. Ma certo. Signor Juan, è venuto a cercarvi il signor Andrea. Quando? Questa mattina. Ha detto che dovete andare a casa sua. Però entro oggi, perché domani non ci sarà più. Va bene, ci andrò. Anzi, ci vado subito. Che voleva il signor Andrea? A me non l'ha detto. Che sarà successo? Al suo ritorno il signor Juan ce lo dirà. Il signor Andrea è in casa? Che devo annunciare? Sono Juan del Diablo. L'avverto subito, signore. Grazie. Perché mai volete vederlo? Non lo voglio io. E allora che siete venuto a fare? È vostro figlio che vuole parlare con me. Se vi interessa ancora Beatrice, io potrei aiutarvi. Buonasera, Juan. Mi hanno detto che sei venuto a cercarmi. Sì. Vieni, per favore. Com'è finita per il tuo uomo? Il Guercio?
Il giudice ha emesso la sentenza. Lo ha condannato? Per omicidio colposo. Ma lo hanno rilasciato su cauzione. Immagino che sarai soddisfatto. Sì. Mi hai chiamato per questo? Per parlarmi del Guercio? No. Non ti vuoi sedere? Dimmi di che si tratta. Volevo informarti che domani Beatrice arriverà a San Paolo. Beatrice. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser.